Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Scusate la voce super nasale, ma sono raffreddata da tipo 2 settimane. Continua a essere presente questo raffreddore. Io voglio registrare questo video. Ho detto basta, adesso voce nasale o meno. Ho smesso di soffiarmi il naso ogni 2x3, quindi posso finalmente registrare. Non ci vediamo da tantissimo, sì, lo so. Sono un po' fuggitiva ormai su questo canale YouTube, ma voi avete visto il vlog dell'estate, insomma, di agosto, un paio di settimane fa, quindi era però un vlog di agosto, quindi avevo ancora la frangetta in quel video che poi era la frangetta pazza. Tra l'altro sono stata un sacco contenta quest'anno perché la frangetta ha passato il suo periodo pazzo mentre io ero in viaggio, quindi la tenevo comunque al mare, la tenevo in maniera assurda, e adesso è abbastanza lunga da tenerla dietro le orecchie, quindi sono contentissima. Quindi poi sono tornata a Roma dopo il viaggio in Croazia. Infatti non ho avuto neanche il tempo di montare quel video perché l'avete visto online veramente pochissimi giorni fa, tipo 2 settimane fa, nonostante fosse stato girato a fine agosto. E tra una cosa e un'altra non ho avuto proprio il raffreddore, non ho avuto proprio il tempo di registrare, quindi oggi finalmente registro questo video. Tra l'altro non è un periodo semplicissimo quello che sto attraversando, non ve ne parlerò, insomma, perché sono cose un po' private, però devo dire che mi sto scoprendo molto più forte di quello che pensassi, e il percorso di crescita che sto facendo, e ve lo dico perché magari posso essere un pochino da spunto per alcune di voi, il percorso di crescita che sto facendo da qualche anno, da 3-4 anni insomma, in cui mi sono resa conto che c'era qualcosa che non andava dopo un altro periodo molto brutto che avevo passato al liceo, in cui sicuramente molti di voi si ricorderanno perché ero diventata uno stecchino. Sta servendo a qualcosa questo percorso di crescita, perché mi rendo conto che gestisco meglio queste situazioni, riesco a mantenere la calma, continuo a essere una persona piuttosto felice comunque. Poi una volta ne parliamo meglio, vabbè, non troppo scendendo nel particolare più privato, però sicuramente poi me ne parlo meglio. Comunque, questo, senza che io mi perda in chiacchiere, ogni tanto guardo giù per vedere se i miei capelli sono messi in maniera decente, è un video preferiti, perché è da un sacco che non registro un video preferiti. Ho provato tanti prodotti, ho qualche preferito anche fashion e accessori dell'ultimo periodo di cui vi voglio parlare. Scusate se ogni tanto la mia voce va un po' per cavoli suoi. Comunque, iniziamo. Uno dei prodotti che ho preferito per quanto riguarda il mondo del beauty durante la scorsa estate è stato lui. Questa azienda, che si chiama Yop, scritto Yope, mi aveva mandato qualche prodotto a inizio estate. Mi aveva mandato i 3 saponi per il corpo, che hanno queste confezioni deliziose a parer mio, proprio carine anche da tenere in doccia, con diverse profumazioni. Sono dei saponi particolari, intanto hanno queste boccioni enormi da 400 ml, e poi sono appunto saponi vegani che non contengono parabeni, SLES, SLES e PEG. E hanno il 93% di ingredienti di origine naturale e comunque sono poco raffinati, quindi un prodotto con un inci molto molto buono. Mi erano stati omaggiati questo, quello al cocco che ho lasciato al mare, e un altro molto fresco che è ancora in doccia, perché appunto per riuscire a smaltirlo ce ne vuole, perché è un boccione gigantesco. E questa, la rosa, è buonissimo, veramente buonissimo. Io adoro la rosa, è una delle mie profumazioni preferite per quanto riguarda le profumazioni floreali. Mi piace però il sapore di rosa, cioè l'odore di rosa, non di rosa finta, ma quell'odore un po' che magari alcuni di voi vi fa schifo perché sa un po' di rosa lasciata in ammollo nell'acqua. Quell'odore lì proprio di petali di rosa, e mi fa impazzire. E questo aveva proprio quel profumo che rimaneva anche sulla pelle per parecchie ore dopo la doccia. L'ho adorato, è il primo che ho finito, mi è dispiaciuto tantissimo, e non lo so, forse potrei anche pensare, ora devo un attimo vedere quanto costa e quanto costano anche le spese di spedizioni, potrei anche pensare di riacquistarlo, perché penso sia ad oggi il mio sapone per il corpo preferito. Tra l'altro è molto 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 delicato, quindi se avete la pelle irritata eccetera è ottimo, perché fa proprio poca schiuma, è molto molto quasi idratante sulla pelle, fantastico, meglio così la luce. Comunque, passiamo da un prodotto praticamente con un inci ottimo al prodotto forse con l'inci peggiore che ho in casa, ma che è stato un mio grande amato dell'estate, e parliamo della PrEP. Allora, una volta ero da Ticotà, ho fatto l'esame di patologia a fine luglio, ero da Ticotà con la mia amica Sara, e ciao Sara, non so se vedrai mai questo video, comunque. O ero con Lunella? No, Lunella non era ancora arrivata, ero con Sara, e stavamo, insomma, facendo il nostro solito giro da Ticotà che ogni tanto facciamo. In realtà
non troppo spesso, infatti dobbiamo farlo più spesso. E ho visto lei, che era in offerta tipo a 2,50€ questo barattolino, e ne avevo sentito parlare in un video, adesso non mi ricordo di chi, qui su YouTube qualche giorno prima. Fatto sta che l'ho voluta acquistare. Che cos'è? È la crema più con l'inci peggiore che voi possiate avere dentro casa, perché penso sia tutta paraffina, ma è fantastica per un sacco di cose, durante il periodo estivo soprattutto, perché è una crema con una consistenza stranissima, bianca, veramente strana, perché sembra tipo impalpabile, chissà che c'è dentro, mio Dio, rinfrescante, con un buonissimo odore di mentolato, non proprio di menta, proprio di mentolato, insomma. Fantastica nel periodo estivo perché ci potete fare un po' di tutto, cioè è fantastica per le punture di insetto, è fantastica se avete camminato troppo e avete le gambe pesanti, è perfetta se avete preso troppo sole e volete rinfrescarvi, veramente. Poi non, cioè, una volta che la stendete, non è, proprio per questa consistenza strana che ha, non è appiccicosa, quindi non mi dava neanche fastidio, magari se avevo la pelle bollente un po', quest'anno non mi sono bruciata al mare, però un po' scaldata dal sole per il mare, insomma. E, fantastica, poi profuma tantissimo. L'ho utilizzata, guardate quanta l'ho utilizzata, me la sono portata anche in Croazia, ci ho fatto di tutto praticamente, e secondo me è uno di quei must da oggi in poi per me da avere in estate. Lo so che probabilmente, non lo so cosa c'è dentro, il catrame, non ne ho idea, però è buona e costa pochissimo. Shampoo! Sempre nello stesso giro da Ticotà, se non sbaglio, ho acquistato anche lui. Sto scoprendo questa marca di prodotti per i capelli che mi sta veramente conquistando poco alla volta. Si chiama Noa. In realtà ne avevo sentito parlare già da parecchi anni qui su YouTube, ma non avevo mai provato nulla, anche perché il Ticotà non è al centro di Roma. Questo Ticotà dove adesso vado io è vicino all'università, quindi sta a via Alessandria, se non sbaglio. Però non ho Ticotà proprio che dico, ah ciao, esco e vado a fare la spesa al Ticotà per prendere i saponi, no, ed è per questo che non avevo mai provato il marchio. Poi sempre con le amiche dell'università, mi sembra Lunella, mi ha detto che si era trovata molto bene con questo marchio, fatto sta che l'ho voluto acquistare. E, allora, ho provato lo shampoo rinforzante alla lavanda, che oltre ad avere un profumo paradisiaco, perché lo sapete che io sto in fissa con gli odori dei fiori, cioè mi piacciono più di qualsiasi altro profumazione. Questo sa proprio di lavanda e rosmarino, tantissimo, e quindi questo odore, quindi poi riempie la doccia, vi rimane anche un po' sui capelli. Mi piace tantissimo anche come shampoo, fa tantissima schiuma, mentre un altro che sta provando mia mamma, sempre di questo marchio, mi ha detto che non fa tanta schiuma, però proverò, vi farò sapere. Comunque questo qui alla lavanda fa tantissima schiuma ed è proprio rinfrescante sulla cute. Io ho avuto un po' di problemi di perdita di capelli quest'estate per lo stress, per lo studio, non lo so, ora ne riparliamo perché vi faccio vedere anche un altro prodotto che riguarda sempre questo aspetto. Quindi ho bisogno di qualcosa che facesse proprio effetto booster, si può dire, alla cute, e con lui mi sono trovata benissimo, perché lo sento proprio la cute riattivata da questo shampoo. Ora magari sto dicendo un mare di cavolate, però questa è stata la mia impressione, e mi piace tantissimo. Sicuramente una volta finito lo riacquisterò, della stessa marca, perché vi ho detto che la sto testando. Ho acquistato recentemente anche una maschera per capelli che sto adorando, però visto che ce l'ho da una settimana, insomma, non mi sembrava il caso di inserirla in questo video, ma sappiate che ne riparleremo. Come ho intenzione di riparlarvi anche di lui, adesso faccio una breve citazione, ma forse voglio fare un video diciamo specifico per parlarvi di questo prodotto, o comunque di tutta la linea Phyto Cyan di Phyto per la caduta dei capelli. Quest'estate, veramente ragazze, e questa cosa mi ha terrorizzato per un po' di giorni, perché ho avuto un periodo talmente tanto stressante sotto esami, quest'anno pensavo di non farcela, ce l'ho fatta un po', insomma, arrampicandomi sugli specchi un pochino ce l'ho fatta, ho finito il terzo anno, ma sono stati veramente dei giorni bui 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 bui. Questa università mi ucciderà probabilmente prima di finirla. Morirò. Fatto sta che ho iniziato a perdere quantità di capelli allucinanti in un periodo dell'anno in cui io di solito non perdo capelli. Mi era successo soltanto una volta di perderne tanti in estate o comunque a settembre, perché avevo fatto una cura antibiotica quando ero piccolina, molto molto forte. Di solito io perdo i capelli in questo periodo dell'anno, durante l'autunno, quindi ho detto, oddio, se li perdo già adesso per lo stress, dopo avrò la solita caduta stagionale, cioè io divento pelata. Fatto sta che pochi mesi prima avevo ricevuto questo prodotto e altri due prodotti sempre della linea anticaduta di Phyto, che sono il Phyto Fan Air, se non sbaglio, non vorrei sbagliare il nome in caso mi correggo, che è il
È l'integratore che io prendo da secoli, tutti gli anni, e che adoro, lo shampoo e questo che è il trattamento che si chiama Phytocyan, che è proprio un trattamento urto anti caduta dei capelli, quindi non è soltanto per stress ma anche per la stanchezza, diete e post gravidanza. Io l'ho iniziato appena sono tornata dalle vacanze perché mi sembrava inutile iniziarlo durante l'estate, quindi ho tornato a settembre, fine agosto, inizio settembre, ho iniziato questo trattamento, sono circa a metà, vedete, in realtà le fialette dovrebbero essere utilizzate più, cioè dovrebbe essere presa due volte la confezione, la prima volta ho utilizzato 2-3 volte a settimana e poi la seconda parte del trattamento dovrebbe essere un trattamento di mantenimento, ecco, quindi con una fialetta a settimana. Io ho iniziato con una fialetta a settimana, le sto mettendo 1-2 a settimana e comunque sto vedendo che tra questo shampoo e integratore che sto prendendo, e ho iniziato presto, ragazzi, non si può iniziare a metà ottobre a prendere l'integratore anticaduta. Se vogliamo evitare la caduta autunnale o comunque diciamo diminuirla al minimo, la prevenzione deve essere fatta prima. Ho iniziato all'inizio settembre, infatti mi dispiace parlarvene soltanto adesso, ma appunto non sono riuscita a registrare prima, e sto vedendo che tutto l'insieme di trattamento, ora non so se specificamente lui, però secondo me lui ha fatto la meglio, il ruolo più importante è dettato da lui, effettivamente sto perdendo tanti meno capelli degli autunni precedenti, quindi lui lo adoro, voglio assolutamente girarvi un video in cui vi parlo specificamente della serie di trattamenti per i capelli che sto seguendo in questo periodo. Unico prodotto beauty, e poi finiamo per quanto riguarda beauty e makeup e passiamo ad accessori e un jeans, vi devo mostrare un jeans, è lui è il mio must have del makeup da quando è iniziata l'università. Questo è uno dei matitoni usciti quest'estate in casa i crochet, si chiamano Ombre Life Proof, vediamo, in inglese non c'è, Life Proof Eyeshadow. Sono i tipici matitoni, questi ce li aveva una volta Kiko, non so se io ce l'ho ancora, quelli là forse andrebbero buttati, comunque questi sono i tipici matitoni di quelli waterproof che si girano per fare uscire il prodotto, non devono essere temperati, sono praticamente degli stick ombretto che potete utilizzare come ombretto, come matita, in base, poi li potete sfumare sulla palpebra, ci potete fare un po' di tutto. Questi tra l'altro sono waterproof, quindi resistono tantissimo, erano stati fatti uscire a inizio estate proprio perché per il caldo estivo, per il mare eccetera, diciamo come formulazione poteva essere efficiente. Io non l'ho utilizzato tanto quest'estate perché non mi trucco tanto l'estate, ma questo colore mi sta salvando tutte le mattine per andare all'università, perché la mia testa non si addormenta la sera, ma la mattina non mi riesco a svegliare, quindi mi sveglio sempre all'ultimo, devo fare tutto di corsa. E lui mi permette di truccare gli occhi come sono truccata oggi in praticamente 3 minuti, perché mi metto questo mascara e ho finito, ci metto più tempo a mettere il mascara che a mettere questo, senza niente. Se ho un po' di tempo in realtà aggiusto la codina con un pennello piatto da eyeliner, però non lo faccio praticamente mai, prendo lui, lo tiro l'occhio, faccio una striscia sopra come fosse un eyeliner sotto l'occhio e poi li congiungo alla fine dell'occhio come ho fatto oggi, senza niente altro. Questo è il mio colore preferito, quello che mi permette di fare questa cosa, perché non è un colore troppo forte, perché se fosse tipo un marrone scuro mi risulterebbe difficile proprio perché non faccio una cosa precisissima. Invece questo, che è il 08 top, che è un bellissimo color top, un marroncino grigiastro, che tra l'altro trovo stia benissimo con i miei occhi, benissimo, no, perché secondo me li fa uscire il marrone dei miei occhi, vabbè, comunque è un colore pieno comunque ma delicato, che quindi mi permette di fare questa cosa, insomma lo sto adorando, praticamente utilizzo lui, soltanto lui, e il mascara tutti i giorni. Allora, passiamo agli accessori. Un accessorio che sto adorando nell'ultimo periodo è lui. Probabilmente me l'avete visto perché ve ne ho parlato più volte su Instagram, vi ho fatto vedere delle foto, ve ne ho parlato nelle storie. E lui non è nient'altro che il nuovo, cioè in realtà
per me è nuovo l'orologio, il braccialetto è nuovo, ma ora ve lo mostro il braccialetto. L'orologio che sto utilizzando più di tutti nel tutta la mia serie di orologi, che ho messo tutti in ordine, poi prima o poi vi voglio fare un aggiornamento accessori. Comunque, è lui che è il Classic Petit di Daniel Wellington. Ho preso quello con il laccetto in pelle bianca e rifiniture oro rosa, col quadrante oro rosa più piccolo presente all'interno del sito, perché ci sono diverse grandezze. Io ho un polso abbastanza fino, quindi preferisco prendere sempre la misura più piccola. Lo sto adorando, mi piace tantissimo. Ultimamente mi sto vestendo sempre come mi vedete vestita oggi, quindi di nero, al massimo di bordeaux, di grigio, blu quasi mai. Veramente il nero, proprio perché è un periodo un po' così, spopola nel mio guardaroba. Utilizzo solo capi neri, quindi trovo che, o bianchi e neri, insomma, trovo che ci stia molto bene, che sia molto molto elegante. E abbinato a lui utilizzo il mitico Classic Bracelet che è appena uscito in casa Daniel Wellington, è uscito un mesetto fa, che non è nient'altro che il braccialetto in abbinato, sempre bianco e oro rosa, che io metto sullo stesso polso perché non mi piace metterlo su due polsi, mi piace così abbinato sullo stesso polso. Ora ho l'orologio messo un po' a largo, però mi piace tantissimo, lo trovo super fine come accoppiamento e lo stradoro. Tra l'altro il braccialetto mi è arrivato in questa scatola, ragazze, che cioè è la fine del mondo questa scatola, ma quanto era bella! Cioè, guardate che chic, anche per un regalo di laurea, una cosa del genere, se dovete fare un regalo di laurea, visto che si stanno laureando tutti tranne me in questo periodo, secondo me è carinissima come idea, l'abbinata braccialetto orologio. E comunque, ragazzi, se volete acquistarlo, io vi ricordo che se lo volete acquistare direttamente dal sito, facendomi inviare anche questa, non so se ha un costo aggiuntivo, potete utilizzare il mio codice sconto, che potete utilizzare poi fino a fine dicembre, fino al 31 dicembre proprio, che è Giorgi15, per avere il 15% di sconto. Ringrazio ancora Daniel Wellington per avervelo inviato, perché io faccio ormai la collezione, è il terzo che ho, e mi piacciono tantissimissimo. Tra l'altro questa cosa di cinturini intercambiabili mi strapiace. Un accessorio che io invece ho acquistato e che ho adorato, ora oggi non lo indosso perché ho gli accessori oro, però di solito lo porto se invece scelgo di mettere gli accessori argento, è questo anellino che ho acquistato io da Samarcanda, che è un negozio che sta a Roma, a via, non mi ricordo precisamente la via, però è una delle traverse di via Cola di Rienzo, e hanno tutti degli accessori carinissimi, molto molto particolari, i prezzi sono medio alti. Questo qui è un anellino particolarissimo, perché come vedete, ora ve lo farò vedere da vicino, è un anellino quadrato realizzato in argento completamente naturale, che non ho capito bene che cosa vuol dire, però ve lo dico. Vabbè, di un marchio che si chiama Tena Gioielli, che io pensavo di non aver mai sentito nominare, e poi mi sono ricordata che invece una volta avevo ricevuto il regalo, eccolo, ce l'ho qui, Samarcanda a via Silla 105 Roma, cioè la garanzia. E questo è il marchio Tena Gioielli, appunto, pensavo di non conoscerlo, invece avevo ricevuto un paio di orecchini qualche anno fa, il regalo, che sono dello stesso identico marchio, infatti li devo ritirare fuori perché sono graziosissimi. Comunque ho preso lui perché mi volevo fare un regalo dopo la fine degli esami, l'ho comprato il giorno dopo e lo adoro. Tra l'altro questo fa parte di un set componibile, quindi Tena Gioielli vende sia questi quadrati sia questi rotondi, si possono acquistare separatamente e potete quindi fare la somma, li potete mettere tutti vicini, e penso proprio che lo farò. Ogni tanto, quando ho un pochino di soldini da parte, me ne vado a comprare un altro e poi mi faccio o tutti nello stesso dito o le altre dita, perché secondo me è molto molto carino. Tra l'altro ha una lavorazione dell'argento particolarissima che avrete visto sicuramente da vicino. Insomma, altro acquisto importantissimo di questo mese sono stati loro. Allora, loro sono dei Levi's, modello 501, vintage, tenuti in condizioni fantastiche, ragazzi, veramente tenuti troppo bene, grigio scuri, hanno solo questo di strano, non so se, eccolo, soltanto quel graffietto qua, che ho acquistato in un negozio che si chiama, non me lo ricordo, si chiama King Sides, avevo il foglietto, il bigliettino da visita, si trova a Monti, in realtà ero andata da Pifebo, che è quello dove sono già andata altre volte, ho già acquistato, ma non ho trovato pantaloni che mi piacessero, che mi stessero, poi sono andata da King Sides e li ho trovati.
E sta a Via Leonina 78, se siete interessate. Comunque, adoro i negozi vintage. Arrivo a casa e butto le robe subito a lavare, proprio non ci penso due volte, ma le butto subito a lavare. Nonostante appunto le mie repulsioni per lo sporco, sto scherzando. Comunque sono dei negozi vintage tenuti molto molto bene, molto meglio di altri negozi vintage qui vicino, che non ci entro manco morta perché sennò vengo sopraffatta dalla polvere. E si trovano delle chicche, ragazzi. Questi li ho pagati 35 euro, sono fantastici, li adoro. Mi stanno leggermente larghi perché sono un po' dimagrita, un po' secondo me loro hanno ceduto, però nonostante questo li utilizzo con una cinta, sono felicissima, sono il mio pantalone preferito nel mese, l'ho utilizzato tantissimo. Ne ho comprati anche un altro paio, ma questi che non sono a zampa, gli altri sono leggermente più che a zampa, sono tagliati per gli stivali, mi piacciono meno. Questi qua veramente li adoro. Va bene, detto questo, vi saluto perché ho straparlato, avevo bisogno di chiacchierare, devo parlare con qualcuno e avevo un sacco di cose di cui parlarvi. Io spero tanto che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un like o iscrivetevi al canale. Io vi mando un bacio, spero di non continuare a essere latitante, ma fare video molto più spesso di quanto non abbia fatto in queste ultime settimane. Vi mando un mega bacio gigantesco, sapete che mi siete mancate tanto, tantissimo, non vedevo l'ora di ricominciare, e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao! If you were falling, then I would catch you, if you need a light.